Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Il bilancio, tutto sommato, avremmo tutti sperato di poter disporre di un vaccino la cui efficacia sarebbe stata maggiore e soprattutto più duratura. Questo è un vaccino che purtroppo perde come consistenza protettiva, in particolare nel frenare la circolazione del virus. Ripeto, la protezione del vaccinato è ancora importante per quanto riguarda la riduzione del rischio di finire in ospedale, eccetera. Purtroppo credo sia venuto il momento, dopo un anno, di pensare seriamente a riformulare, cioè aggiornare il vaccino, andare verso un vaccino che sia più vicino alle varianti che hanno iniziato a circolare, in particolare alla Omicron. Un po' come l'influenza, con l'influenza lo aggiorniamo ogni anno, questo sarà il caso evidentemente, o almeno lo è adesso. Quindi no, benvenuto Novavax come vaccino proteico che potrebbe ridurre il sospetto, la ritrosia di chi ancora non si è vaccinato, però il vaccino Novavax è stato costruito sul vecchio virus, per cui non ci dà nulla in più su questa variante, verosimilmente. Motivo per cui spero che la quarta o almeno la quinta vaccinazione, in quello che sarà l'ultima fase, spero, del periodo emergenziale, si cominci già a farla con un vaccino rinnovato, perché di questo se ne sente l'esigenza. Io lo so che ogni volta che la vedo glielo chiedo, ma rischiamo un altro lockdown? Non lo so, io credo di no, nel senso che comunque ora bisogna vedere che conseguenze avrà la Omicron, cioè i vaccinati tre volte sembra siano piuttosto protetti e quindi può darsi che ci sarà una maggiore differenziazione in chi è vaccinato, in chi evidentemente non ha quindi rischi personali e ha minori rischi per gli altri come eventuale diffusore del virus, e chi invece continuerà a rinunciare alla vaccinazione. Quindi questo credo sia dovuto un po' all'economia, un po' agli sforzi che abbiamo fatto, ai benefici che abbiamo cercato di ottenere e sono stati ottenuti con grandissima fatica.